Ed eccoci di nuovo in onda con il nostro appuntamento mensile Market Star dedicato all'analisi dei mercati, naturalmente il comparto azionario e obbligazionario, ma non solo perché questo ottobre è il mese dell'educazione finanziaria e quindi anche avremo una finestra dedicata proprio a questo tema. Affronteremo, ecco, tutti questi argomenti insieme alla nostra ospite, ovvero Sara Silano di Morningstar. Io ti saluto, Sara, e ti ringrazio naturalmente per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie, grazie Sara. Ecco, innanzitutto, prima di addentrarci appunto nelle varie tematiche, una breve panoramica dei mercati perché dobbiamo registrare questa mattina, diciamo, un arretramento rispetto al rally dei 2 giorni precedenti, rally che aveva caratterizzato l'andamento delle borse in Europa, negli Stati Uniti e anche in Asia. Invece, ecco, cosa sta succedendo sui listini del vecchio continente oggi? Ebbene, appunto, domina il segno rosso, soprattutto, ecco, è in sofferenza il FTSE MIB che in questo momento lascia sul parterre, come potete vedere dal grafico, 1,51% in area 21.362. Non benissimo anche il DAX di Francoforte che perde lo 0,87%, più o meno stessi numeri, stesse percentuali per la Borsa di Parigi, CAC 40, meno 0,79%, e infine il FTSE 100, la Borsa di Londra, che perde l'1,25%. Insomma, avevamo sperato nei giorni precedenti nell'apertura, ecco, di una nuova fase dei mercati, invece probabilmente, come abbiamo sentito anche dagli analisti che ci hanno preceduto, si tratterebbe insomma di un rimbalzo tecnico piuttosto che di un'inversione vera e propria di tendenza. Una tendenza, Sara, che è stata negativa in questo trimestre per il comparto azionario. Lo abbiamo detto anche durante le nostre dirette, in sofferenza grande per l'Europa e anche per gli Stati Uniti, con l'Eurostoxx 600, con il Dow Jones, che hanno fatto registrare delle grosse perdite e delle performance che così negative non si vedevano da anni. Ecco, innanzitutto una panoramica appunto sui mercati azionari in questo slot temporale. Sì, diciamo che il terzo trimestre è stato il terzo trimestre, è un gioco di parole, però vero, consecutivo, in cui i mercati sono scesi e sono scese sia le azioni sia le obbligazioni. Era anni che non vedevamo situazioni simili. Nell'azionario gli investitori hanno davvero avuto pochi posti dove trovare rifugio. Se guardiamo sia i titoli value che i titoli grow, vediamo dei segni meno. Se guardiamo a small e large cap, ugualmente vediamo dei segni meno. Anche tra i titoli che sono più difensivi abbiamo dei segni meno. L'azionario americano è sceso di quasi il 5% nel terzo trimestre, quello europeo oltre il 5%, e in Italia è andato un po' meglio. Ci siamo fermati, l'indice Morningstar Italy si è fermato a meno 4,25%, però i segni meno dominano sull'azionario. Che cosa è successo? Temi che abbiamo già visto nei mesi scorsi continuano a riproporsi con sempre maggior urgenza, e quindi le banche centrali hanno continuato sulla loro strada di combattere l'inflazione e quindi alzare i tassi di interesse anche in modo aggressivo. Forse la novità è che ci sono maggiori timori di recessione. La recessione veniva prima considerata come un'ipotesi, magari con minori probabilità, oggi viene visto più come un fatto concreto. E poi abbiamo il dollaro USA che ha toccato dei nuovi massimi. In Europa ancora la guerra in Ucraina e l'inverno alle porte che accentuano i pericoli legati alla crisi del gas. L'unica notizia positiva in questo scenario Sì. veramente a tinte nere e probabilmente che le valutazioni dei mercati oggi sono più interessanti, proprio perché la discesa ha creato il terreno per quelli che poi, quando ci sarà una ripresa dei mercati, saranno futuri migliori rendimenti. Eh sì, meno male insomma che c'è una minima notizia positiva perché, come hai giustamente sottolineato, lo scenario è veramente a tinte fosche in questo momento, con l'azione delle banche centrali che è obbligatoria in un certo senso per diminuire, abbassare appunto l'inflazione che sta correndo, continua a correre verso livelli impressionanti, e lo abbiamo visto, poi lo vediamo, lo verifichiamo anche quotidianamente, semplicemente andando a fare la spesa di quanto è costato
sono aumentate non solo le materie prime, ma anche i beni di prima necessità. Ecco, appunto, abbiamo fatto una panoramica del mercato azionario. Che cosa è successo invece sul fronte delle obbligazioni e soprattutto, ecco, come si sono comportate le principali categorie di fondi obbligazionari in questo periodo? Nella prima parte dell'anno le obbligazioni non sono state in grado di attutire le perdite derivanti dall'aumento dei tassi di interesse, perché appunto gli incrementi sono stati ampi, le politiche monetarie aggressive e inoltre si partiva da livelli molto bassi, gli incrementi si sono susseguiti, in particolare negli Stati Uniti in modo continuo. E quindi i fondi obbligazionari governativi e corporate in euro, ma anche quelli in dollari, hanno perso terreno, ma anche in modo significativo. Quelli in euro hanno perdite tra gennaio e giugno di oltre il 10%, i comparti specializzati sui treasury americani hanno lasciato sul terreno più del 9% in dollari, emissioni societarie in dollari oltre il 14%, quindi stiamo parlando di segni meno pesanti per un asset class che invece è considerata, soprattutto i governativi, a minor rischio. Nel terzo trimestre non è andato meglio, perché le performance medie di queste categorie hanno continuato ad essere negative, a mostrare segno meno, e quindi anche nel terzo trimestre abbiamo avuto perdite oltre il 4% per i governativi sia in euro che in dollari, e anche tra il 3 e il 5% per quelli corporate. Quindi anche il mercato obbligazionario sta soffrendo, e sta soffrendo proprio perché abbiamo avuto questo incremento dei tassi di interesse molto aggressivo, molto rapido, e che partiva da livelli molto bassi. Eh sì, assolutamente. Ecco, l'azione delle banche centrali si fa sentire appunto anche sul comparto obbligazionario. Vedremo, insomma, se questa stretta, questa linea così aggressiva, soprattutto da parte della Fed, sarà confermata anche per i mesi a venire. Diciamo che c'è stato un piccolo spiraglio, almeno in questa settimana, che arriva dalla Banca Centrale Australiana, che sì, ha alzato i tassi, ma di 25 punti base, e questo, dicono gli analisti, potrebbe convincere la Fed ad allentare un momentino la presa. Vedremo se effettivamente sarà così, anche perché poi avremo un dato macro importante durante la settimana, quello del mercato del lavoro, in attesa, ecco, per il pomeriggio di venerdì, e quello sappiamo quanto conti per indirizzare poi appunto la linea di Jay Powell. Però, Sara, ecco, tornando alle obbligazioni, appunto abbiamo detto un terreno anche quello un po' in sofferenza, eppure avete registrato nel mese di agosto un ritorno sui bond. Ecco, come ce lo spieghi? Abbiamo visto davvero, a sorpresa, un ritorno sui fondi obbligazionari. I fondi obbligazionari in tutta Europa, ecco, lo vediamo anche in questa tabella, i fondi obbligazionari in tutta Europa hanno avuto veramente un andamento negativo di deflussi in termini di punto di raccolta. Gli investitori sono usciti nella prima parte dell'anno. Invece ad agosto c'è stato un dato di raccolta positivo, che non era assolutamente scontato, però che riteniamo abbia una sua logica. È vero, c'è stato un rapido e netto repricing del mercato che ha fatto aumentare i rendimenti, e quindi questo ha creato comunque un punto di ingresso interessante per gli investitori. Oggi i rendimenti sul mercato obbligazionario sono superiori ai minimi degli ultimi anni, quindi questo può essere un motivo per cui gli investitori sono tornati sull'obbligazionario. Però ci sono altri due aspetti da tenere in considerazione: il proseguimento del rialzo dei tassi e le probabilità di recessione, due tematiche chiave, lo abbiamo detto. Sì. Sicuramente oggi il mercato sconta ulteriori strette, dovremo capire in quale misura, sicuramente saranno rialzi differenti tra Stati Uniti e Europa, perché siamo ad una diversa fase del ciclo di rialzi nei paesi. Poi bisognerà vedere i dati economici, quello che ci diranno, e dall'altro lato il discorso della recessione, che, come abbiamo visto rispetto a qualche mese fa, è molto più che un'ipotesi oggi. E quindi quando ci sono queste tendenze, gli investitori cercano un rifugio su quelli che sono considerati degli asset meno volatili rispetto alle azioni, e quindi verso le obbligazioni. Vedremo nei prossimi mesi se questa tendenza di ritorno sui fondi obbligazionari sarà confermata, oppure appunto era solamente un fuoco agostano.
Certo, ecco Sara, oltre alla situazione che ci hai perfettamente descritto, ecco, quali sono invece gli altri trend, che si evidenziano proprio appunto nell'industria dei fondi degli ultimi mesi? Negli ultimi mesi abbiamo visto assolutamente che i protagonisti sono stati volatilità dei mercati, timori inflazionistici, spettro di recessione e quindi questo ha depresso il sentimento degli investitori. I fondi a lungo termine, domiciliati in Europa, hanno perso in termini insomma, di deflussi netti circa 10 miliardi di euro ad agosto. Un risultato sì negativo, ma anche in miglioramento rispetto a quello che avevamo visto a luglio e a giugno. Ecco, qui vediamo il trend per le varie asset class, appunto, nel grafico. Gli investitori sono tornati sul reddito fisso, sono usciti dalle azioni, i fondi azionari di fatto, e questo è un dato da sottolineare, hanno registrato il peggior risultato mensile da marzo del 2020, cioè da quando è scoppiata la pandemia di Covid. I fondi azionari USA, Large Cap Blend, gli azionari Eurozona, azionari globali sono stati quelli che hanno sofferto di più, soprattutto quelli in stile growth, quindi orientati alla crescita. Però abbiamo visto anche dei deflussi dai fondi bilanciati alternativi e da quelli specializzati sulle commodity, in particolare i metalli preziosi. Perfetto, ecco, questa ovviamente è una panoramica globale, generale di quanto sta accadendo appunto nelle economie mondiali, quindi lo scenario internazionale. Adesso riduciamo un pochino appunto lo spettro e ci concentriamo invece sulla situazione italiana, perché naturalmente veniamo da un mese molto, molto complesso e importante con le elezioni politiche del 25 settembre che hanno visto il trionfo del centrodestra, in particolare di un partito, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che è praticamente insomma premier in pectore, e c'è un'agenda economica da stilare, un'agenda che deve tener conto di tutte le esigenze di questo momento e le sfide che il nostro paese si trova ad affrontare, in primis naturalmente la questione energetica, e poi anche c'è attesa naturalmente per conoscere il nome del ministro dell'economia, così importante non solo per la nostra politica interna, ma anche a livello europeo. Diciamo che se è un nome gradito o meno all'Europa cambia, ecco, almeno nel sentiment, nella percezione a livello internazionale. Ecco, per quanto riguarda appunto le sfide economiche a livello economico, fiscale, che cosa ci possiamo attendere dal prossimo governo, Sara? Secondo i nostri analisti di DBRS Morningstar, un governo di destra non modificherà in modo significativo i fondamentali economici dell'Italia. C'è sicuramente dell'incertezza, i nostri analisti lo sottolineano perché è la prima volta di un governo appunto di Fratelli d'Italia. Ma difficili saranno grandi stravolgimenti perché comunque abbiamo dei vincoli, abbiamo una situazione internazionale che è davvero sfidante. Probabilmente quello che dicono è che il governo sarà meno riformista, più protezionista di quello che abbiamo visto durante il governo Draghi e le prospettive di un miglioramento significativo dei conti pubblici e della competitività dell'Italia oggi sono considerate più deboli. Però dall'altro lato, bisogna tenere in considerazione appunto quanto sono importanti per noi i fondi europei per il Certo. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi della necessità comunque di un approccio costruttivo con le autorità europee e compreso il discorso sostegno all'Ucraina, sanzioni alla Russia, insomma, i rapporti con l'Europa magari non saranno lineari come è stato ai tempi di Draghi, ma comunque difficilmente potranno inclinarsi. Quello che è importante dire è che non ci possiamo permettere una diluizione del programma di riforme e perché questo potrebbe compromettere il potenziale nostro di crescita e anche la sostenibilità del debito pubblico, proprio in un momento in cui sappiamo benissimo che dobbiamo affrontare alti costi dell'energia e aumento dell'inflazione. Certo, ecco sì, infatti questa diciamo visione viene condivisa dagli analisti, ovvero di una
sostanziale continuità del prossimo governo rispetto a quello precedente, insomma continuità con l'agenda Draghi. E ecco, restiamo appunto in Italia, perché l'Italia comunque è un paese che è l'ottava economia a livello mondiale, quindi insomma dal punto di vista dell'economia conta e come nello scenario internazionale, conta invece un po' di meno per quanto riguarda il comparto azionario, cioè ha un peso minimo sul mercato azionario il nostro paese. Come te lo spieghi? Sì, abbiamo analizzato gli indici e l'Italia è effettivamente l'ottava economia mondiale, la quarta europea, ma il suo peso, lo vediamo anche in questo grafico, il suo peso nei panieri delle borse internazionali è piccolo. Se prendiamo l'indice Morningstar dell'Eurozona, l'Italia rappresenta circa il 6,76% contro ad esempio il 32,5% della Francia e il 23,8% della Germania. Nel paniere azionario europeo, in quello globale, l'Italia è ancora più piccola. Di fatto c'è ancora stato un peggioramento, perché rispetto alla fine del 2021 l'Italia è diventata ancora più piccola in borsa a causa degli effetti proprio della guerra in Ucraina e dell'impennata del prezzo del gas, dell'incertezza poi anche generata dalla crisi politica. E un po' è una questione di composizione del paniere italiano, un po' lo spieghiamo con il fatto che ad esempio quest'anno non possiamo contare su una presenza significativa di società farmaceutiche e di beni di consumo difensivi quotate, perché poi c'è tutto un tessuto produttivo italiano che non è in borsa e quindi non emerge in queste statistiche. E il problema è che il listino italiano è concentrato in pochi settori: finanziari, beni di consumo ciclici, utilities, che di fatto rappresentano il 66% dell'indice Morningstar Italy. Quindi questo pesa chiaramente poi sul peso che ha l'Italia nel resto del mondo, negli altri panieri internazionali, e anche sulle scelte degli investitori, perché vediamo che gli investitori italiani in effetti comprano molto titoli esteri e quindi anche il peso che danno ai titoli italiani è più domestici, magari è inferiore a quello di altri cittadini di altri paesi. Ecco Sara, ma quali potrebbero essere le leve del cambiamento affinché l'Italia pesi di più in borsa? Alcuni cambiamenti ci sono stati negli ultimi 15 anni, i debutti che sono aumentati, quindi i collocamenti, grazie anche a diverse iniziative della borsa. Secondo i nostri ricercatori, un pilastro essenziale per lo sviluppo delle aziende è il private equity, perché private equity significa innovazione, significa stimolo alla produttività, stimolo alla competizione. Poi c'è il discorso degli strumenti finanziari. In questi anni appunto sono stati creati i piani individuali di risparmio, i PIR, che offrono dei vantaggi fiscali, ma hanno avuto alterne vicende da quando sono stati introdotti nel 2017, e quindi anche adesso l'incertezza su questi strumenti sta pesando, mentre potrebbero essere un veicolo per finanziare lo sviluppo delle imprese italiane. E poi c'è il discorso di cultura finanziaria, ne parleremo anche, appunto l'ottobre il mese dell'educazione finanziaria, però gli italiani sono poco propensi a investire in azioni. Assolutamente, ecco, è proprio anche un fattore culturale, un fattore di formazione. Sappiamo che il nostro paese purtroppo in questo è nel fondo della classifica anche a livello europeo. In realtà ecco, gli italiani sono un popolo che ha grossi risparmi, perché questo è evidenziato appunto dai dati, dalle analisi che ci arrivano, ma non sanno molto spesso come gestirli, quali sono anche le opportunità che possono offrire appunto il mercato azionario, il mercato obbligazionario. In particolar modo, ecco, a proposito di educazione finanziaria, un tema naturalmente del momento, visto la situazione appunto negativa che stiamo attraversando, è quella della perdita finanziaria e di come gestire le perdite. Ecco, un suggerimento da parte tua, Sara, da dare ai nostri telespettatori che ci seguono. È un tema veramente comune, molti mi chiedono, vedo scendere sempre di più il valore dei miei investimenti quest'anno. Ecco, è bene ricordare innanzitutto che il valore delle perdite è ipotetico fino a quando non si esce dall'investimento. Si vede un segno meno, ma se non disinvesto quel segno meno resta lì e quindi può potenzialmente poi recuperare l'investimento. Ma soprattutto evitare alcuni errori, prendere delle decisioni
emozioni dettate dalla paura, dal panico, perché questo effettivamente sì, è vero, incide molto. Noi le situazioni di paura pesano molto di più che le situazioni gradevoli e quindi questo ci porta magari ad affrettare delle uscite da investimenti nei momenti peggiori. Anche dubitare di un piano finanziario originale, se ben strutturato, può essere rischioso perché appunto può indurre a vendere magari degli asset rischiosi nel momento sbagliato. E poi non confondere, un altro tema importante secondo noi è quello di non confondere risultati negativi con decisioni sbagliate. Qualsiasi decisione che noi prendiamo come investitori ha la probabilità di darci dei buoni risultati e la probabilità di darci dei cattivi risultati. Ed è questo il rischio dell'investimento. Ricordiamo che appunto sui mercati non esistono pasti gratuiti, quindi c'è un rischio. E quindi se prendiamo una decisione eccellente, c'è comunque la probabilità che vada a finire male, c'è una probabilità, e così come a volte decisioni sbagliate possono andare a buon fine. La regola essenziale è proprio quella di non cedere al panico, alla paura e di prendere delle decisioni in modo razionale. Sì, è molto difficile questo perché appunto la gestione della componente emotiva è comunque una qualità, perché lo abbiamo detto, insomma, per operare sui mercati servono delle competenze tecniche specifiche e poi anche avere una gestione, insomma, delle proprie emozioni che non tutti possiedono. Quindi ecco, chi non ce l'ha naturalmente la deve sviluppare se vuole entrare in questo mondo. Ecco, rimanendo Sara in tema di ribassi, ecco, molti si chiedono se stia per scoppiare una nuova bolla. Quali sono, ecco, i segnali che il Nasdaq sta mandando in questo momento? È interessante il tema del Nasdaq, in effetti sì, perché ha perso molto da inizio anno e quindi si teme una replica di quello che avevamo visto con la bolla delle dot-com. In realtà alcuni segnali di allarme ci sono, in questo caso ad esempio un segnale lo danno le SPAC, questi veicoli finanziari che hanno raccolto miliardi negli anni in cui i tassi di interesse erano bassi e con il loro scopo era quello di acquisire o fondersi con una società quotata entro pochi anni. Ora queste SPAC sono frenate dal calo delle valutazioni e dalla mancanza di liquidità e quindi stanno appunto entrando in difficoltà. Quindi un segnale lo danno questi veicoli speciali. Un altro tema è quello della correzione che abbiamo visto sul mercato, è stato un calo dei multipli delle azioni provocati proprio dai rialzi dei tassi di interesse e dal timore che ci possa essere una recessione. Finora abbiamo visto utili aziendali in linea con l'attesa, però sono già stati lanciati dei profit warning, quindi anche questo tema andrà monitorato ora che inizia una nuova stagione degli utili. Infine, uno dei rischi più grandi per gli investitori è quello di uno scenario recessivo, proprio perché andrebbe ad intaccare anche quello che finora ha tenuto, cioè gli utili. E quindi, se posso dire, sicuramente chi è interessato a questo mercato non potrà ignorare quelli che sono i segnali che arriveranno dalla stagione degli utili del terzo trimestre, che inizierà appunto già adesso ad ottobre. Certo. Bene, allora Sara, io ti ringrazio tantissimo per averci aiutato, insomma, a fare una panoramica completa, ecco, di tutto quello che è successo nell'ultimo mese. Naturalmente l'appuntamento è rinnovato per il prossimo mese, sperando naturalmente che la situazione migliori, di dare delle notizie, ecco, almeno un pochino più positive per tutti i comparti. Grazie per aver partecipato naturalmente a questa puntata di MarketStar. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Ringraziamo ancora l'analista di Morningstar Sara Silano. Ora breve pausa pubblicitaria e poi naturalmente torniamo in diretta, per cui restate con noi.